E allora noi riprendiamo il nostro viaggio settimanale nell'agricoltura e questa volta andiamo in Abruzzo. Di fronte a noi abbiamo una sfida molto importante che è quello di produrre più 50% di cibo nei prossimi 30 anni e questo ovviamente va fatto in maniera sostenibile. Sostenibilità è la parola chiave utilizzata da Giuseppe Natale, amministratore della Valagro, azienda della Val di Sangro, in provincia di Chieti, specializzata nella produzione di fertilizzanti. Ma la chimica qui viene utilizzata solo quando serve. La sostenibilità viene rispettata nella produzione e nell'utilizzo nei campi. Insomma, massimo rendimento con il minimo uso del prodotto. Meglio se questo prodotto è di origine naturale, come un particolare fertilizzante realizzato con estratto di alghe, utilizzato anche in campo cosmetico. Un prodotto che deriva dall'acquisizione e dalla ricerca portate avanti con la parte norvegese della Valagro. Pensate, un'alga che vive 6 mesi alla luce tutto il giorno e 6 mesi quasi all'ombra tutto il giorno. Pensate, è un'alga che sta sotto l'acqua gelida, sta fuori dall'acqua. E allora si è pensato, ma se questa pianta riesce a resistere a queste condizioni estreme, non è che abbia delle sostanze che l'aiutano a superare queste condizioni estreme? Non è che queste sostanze estratte possano aiutare altre piante a sopportare condizioni estreme? Ecco un po' l'idea da dove è nata il discorso dell'estrazione da parte delle alghe. Ricerca e innovazione hanno portato l'azienda abruzzese ad affermarsi nel mondo. 600 dipendenti, 245 nel sito produttivo in Val di Sangro, gli altri nelle 12 filiali presenti nel mondo, compresa l'ultima in India. Tra l'altro, la Valagro è stata l'unica azienda italiana nel 2015 in tutti i settori ad acquisire un'azienda indiana. Un'operazione da 30 milioni di euro sui 110 milioni di fatturato, 5 milioni investiti in ricerca. Prossimo obiettivo, proprio il mercato indiano. Ci consentirà anche di entrare in un'area di mercato che oggi non presidiamo, che è quello del biocontrollo, il controllo dei parassiti con agenti biologici. Oltre a questo ci consentirà anche di accedere direttamente al mercato indiano, perché questa è un'azienda che ha una presenza piuttosto importante in India, con una rete vendita molto importante, e questa azienda distribuirà i nostri prodotti sul mercato indiano.